Ragazzi, che bello, siamo a Bergamo e con noi il buon Dario Morello, il sindaco di Bergamo ormai, no? Assessore beni culturali. Pensavo agli schiaffi. Come si evince dallo sfondo, palesemente siamo a Bergamo, insomma, riconoscibilissimo. Parcheggi così sono qui. Ragazzi, siamo qui per scoprire se a Bergamo Google è affidabile oppure no, perché come ben sapete negli ultimi mesi ci siamo mossi per questa crociata che ci ha portato a scoprire se nelle varie città della Lombardia Google dice se il vero meno sui posti che consigliava nelle recensioni mangerecce. Abbiamo fatto Duomo, Milano, okay. Varese. Perfetto. E abbiamo valutato se appunto Google fosse affidabile oppure no. La risposta per il momento è non è che te poi vi dà così tanto in fondo, Ma secondo me la veridicità di questa città si espande anche a Google. Ragazzi, le premesse sono niente male, perché abbiamo anche una pizzeria da 4.9 con quasi 1600 recensioni. Quindi tutti i voti alti ci aspettano a Bergamo. Tra l'altro, rispetto agli altri video, invece di fare le solite classiche margherite, visto che pure voi nei commenti ci avete detto ma provate i loro cavalli di battaglia, faremo i loro cavalli di battaglia, entreremo e ci faremo consigliare insomma dai titolari, da chi insomma chi troviamo là dentro. Ci sarà qualcuno che ci consiglierà. Ragazzi, comunque, prima di procedere, come ben sapete, iscrivetevi a sto canale, seguiteci su Instagram, TikTok e soprattutto seguite Dario sul suo canale YouTube, che ancora non esiste, ma voi intanto no, aspetta, esiste ma parlo di tutt'altro. Meglio, tanto non ci segue più, la gente è disinteressata al cibo. È scuola delle pizze. Beh, detto ciò, inizierei questa fantastica puntata di The Poi Fidat de Google a Bergamo. Prima pizzeria di questo episodio, che vede Bergamo come sfondo di questa ricerca per scoprire la verità su Google insieme al buon Dario Morello. Dove siamo? Siamo a Pizza La Fara. Qua ragazzi, mica si scherza, 4.9 su 1600 recensioni. Mica stiamo a giocare qua. Allora, abbiamo speso 10,50, 8,50 la pizza e due acque, un euro l'una. Mi hanno regalato anche un marshmallow. Forse per corromperti? Ma non credo. Non credo. Ti hanno riconosciuto. Ma c'era una cosa di marshmallow, gliel'hanno a tutti. Allora, come abbiamo detto nell'intro, qua facciamo un po' i cavalli di battaglia. Cambiamo dalle solite margherite del cazzo. Mi sono fatto consigliare una bergamasca, un pomodoro, mozzarella, salsiccia, taleggio, dop e pancetta. Tutti di presidi qua lombardi, nelle vicinanze. D.O.P. Dario, ci mostri tu la pizza e ce la illustri? Ok, quindi io... Sembra una romana. Sembra una romana. Molto bassa. Molto bassa. Condimento buttato così a sentimento, secondo sì, me. Sì, non sì, sì. Alla studiato. Vecchia maniera. Ci sta? Sì, perché sta. Comunque in abbondanza. Comunque non è che vedo proprio grosse falle nel condimento. Nel sistema. Esatto. Va bene. Cheers. Condimenti belli. Belli spinti. Che se sentono. Belli sprintosi. Super sapido. Non in modo eccessivo, cioè quello del sapido che ci sta. Poi se mangi sciapo lo senti. Comunque la pancetta poi cotta rilascia un po' di. Sì. Però è buona. Aspettavo il taleggio un po' più strong, però in bocca sento proprio piena dei condimenti. Piena, piacevole. Non te pesa, sai? No, zero. Nonostante comunque gli ingredienti sono belli ignoranti, Tuo. Mi piace pure l'impasto. Bello, è lenzuolino. È veramente super fina, che si regge però da paura. Qua, cioè, non si strappa manco se gli metti questa. Dico, qua se l'avrei cotta una trentina di secondi in più, se proprio devi fare il pignolo. In modo tale che te la biscotta un attimino di più, è così sottile e ci sta di più, secondo me. Comunque questa è veramente buona. Giochiamo a livelli alti oggi. Ma cosa ti puoi aspettare della città che ha dato i natali a Dario Spartan Morello? Ma che ha dato i natali? Ha dato gli alloggi, anche i vitti. Prima tappa alla grande, andrei avanti. Ed ecco che arriva il nostro eroe con la pizza in mano. Una pizzeria che ti ha commosso, ci hai detto, uscito da lì ci hai detto mi ha commosso. Allora, partiamo dal presupposto. Questa pizza è stata valutata su Google 4.8. Me coglioni. Mica poco. Allora, si entra e un feticista dei concept, dei brand come me impazzisce, perché comunque, come potete ben vedere, i miei esimi colleghi, è tutto comunque brandizzato pizza, che si legge pizza. Il 90% del menù è
vegano, vegetariano comunque, fanno solo due pizze con il formaggio, perché mi ha raccontato la storia il proprietario, che tra l'altro è ex giocatore di Lugano e Bellinzona. Davvero? Quindi ti ha riconosciuto, ho detto ma lei è, è quella che va in giro a Lugano a mangiare. No, perché abita a Bergamo, mi sono in culo di pezza. La mamma ha avuto un brutto male, quindi dieta vegetariana, comunque vegana. E poi c'ha tanti ragazzi disabili a lavorare, perché uno dei suoi fratelli è disabile. Bella storia, bello il concept, speriamo pure buona la pizza. Il loro cavallo di battaglia costa 11,90 euro, vabbè, alla franchina abbiamo pagato, non c'è rompete il cazzo. Ho preso, cosa ha preso? Il cavallo di battaglia, la regina di cuori, sugo di pomodoro, fermentino fresco di anacardi, pomodorino confitto, decorazione di crema al basilico fresco, olio a crudo, foglie di basilico. Beh, è bella però, è bella, bellina, è particolare, esatto, caratteristica, come si chiama? Cioè, piccola che... ma caratteristica. Cosa mi dici dell'ostia? In mezzo colloquio che sicuramente questo fa morire Okiro. Sì, infatti, vero? È la prima cosa che ho pensato, ho detto ma quest'ostia non mi fa impazzire, è un po' strana, vabbè, è un po' strana, fossi entrato dentro e mi fossi commosso con la storia, è bellissima, esatto. No? Forse l'avrei vissuto in modo differente. Che cos'è che non ti piace? Frequentarlo è diventato un po' pratto, però. Guarda, così a primo acchito, nel senso, è molto alta e il sugo è poco, sembra appena bagnata. Quindi quello là non mi fa impazzire. Bello oliosa però sui lati, e c'è olio al basilico, no? Mm-hmm. Non lo so, da assaggiare, perché magari è buonissima, ecco. Però assaggiamo. Non è la mia, visivamente. Cioè, faremo una ragione, no? Però è soft, è molto soft. È la Madonna, senza cheers. Sottocotta? Bene. Bene. Molto bene. L'olio sia dentro che fuori l'impasto la rende molto friabile. Comunque, frana, non è che è fria. Ah, dai, sta cremetta qua. A mio parere non bellissima, però piacevole, quasi una pizza pane, no? Mi sembra un po' più quasi panificata, no? Non è una pizza classica, non è napoletana, non è romana. Ah sì, proprio come il posto, no? Sì, il sapore di questa cremetta che era, ti ricordi? Fermentino fresco di anacardi. Meno male ci sta lei, che è un tecnicista, non solo sul ring, ma anche nella vita ci di tutti tengo. I giorni. Il particolare fa parte di me. Non l'avevo mai assaggiata, conoscevo il posto, perché comunque un po' di nomea, soprattutto tra appunto la comunità pizzariana vegge vegana, dato che ogni tanto frequento anch'io questi posti per variare, ne parlavano ma non c'ero mai stato. Adesso ci tornerò per la pizza, ma voglio vedere se ha giocato nel Catanzaro, perché se... nel Lugano e Catanzaro sono gemellati. Vabbè, Catanzaro in Serie B sta dicendo la sua, diciamolo. Questa abbiamo fatta, manca l'ultima. Tu questo te lo conservi, te lo porti a casa. Adorabile, ragazzo, ma che volete dire? Per me che sono un feticista dei packaging. D'accordo. Il packaging è molto bello, logo molto bello. Pizza particolare. Particolare. Ma varrà il voto che ha? Beh, lo vedremo dopo, lo vedremo dopo. Ragazzi, terzo e ultimo posto, dolce pizza 4.8. Anche qui è una bellissima storia che adesso vi racconterò, ragazzi. Come lo vedi Okiro in versione Pratt, che mangia emozioni? E se avanza assaggia la pizza. Sono entrato e ho detto, qual è il tuo cavallo, il vostro cavallo di battaglia? Mi ha detto, ma che cazzo ne so, mi ha detto. Ma delle suore parole. Mi ha detto, da un'occhiata al menù, vabbè. Poi è entrato quell'altro, gli ho detto guarda, ho scelto questa. Ma sì, va bene. Vabbè, questa è una bellissima storia. Allora, abbiamo speso 13,50. Non ho lo scontrino, non perché non me lo volesse fare, ma perché aveva finito la carta del rotolo. Ho preso una pizza stramba. Ho preso la bergamasca, pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte, salsiccia bergamasca, branzi, porcini e polenta. Branzi, branzi? Formaggio. Sì, branzi formaggio. Apri ed illustraci, vadi, vadi. Particolare. Un bellissimo, però. Esatto. Comunque a me questa qua non dispiace. Ti dico anche perché, sì, mio collega. Perché comunque è... A parte morbidina sui lati, è comunque piena di condimento, disposta bene, ogni fetta ha delle dosi generose di salsiccia, di polenta, di fungo, di formaggio. Mozzarella a profusione. A me ispira. Sì, cotta, non è... Bene. Ok, sì. Giuste bruciaturine. Morbidina, una pizza di qua. È tipica di Bergamo sto pizza qui, quindi un po' soffice. C'è sto tipo di pizza, sì, che è un po' biscottata, se vogliamo. Penso un forno elettrico, eh? No, no. Non vuole mai brinda con noi, comunque. No, buona, dai. Buona.
Ancora i condimenti particolari, non... perché la polenta, esatto, sulla pizza. Sì, che te l'hanno messo a stile crocchettina, vedi? Sì. Impanata, che lo fanno spesso. Si usa qua la polenta fritta. Come appetizer lo usano spesso. Come appetizer. Sai che mi è piaciuto sia l'impasto perché è soffice, bruciato non giusto, e da quella nota marognola che mi piace. L'unica cosa, secondo me, il cornicione si ciancica un po' troppo. Lo stavo dicendo si io. Si fa masticare, come si dice. Però i condimenti sono una bomba. È un impasto molto tenace. Stesa bene. È bella sottile, ma non tanto da essere sgretolosa, no? Da perdersi in mezzo a tutto il resto. Mentre una buona pizza. È una romana con l'impasto contemporaneo cotta di meno. Mentre il caro Dario finisce la sua fetta di pizza, noi ci abbiamo un goccetto di Coca-Cola e ci prepariamo per le considerazioni finali, per decidere se a Bergamo Google è affidabile oppure no. Miei cari colleghi, su questo sfondo di Bergamo, la parte povera, giusto? Quella. Sì, 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 sì. È il momento di dire se Google è affidabile o no in questa splendida città. Oh, che bella puntata. Molto bella, molto bella. Secondo me dipende molto da Dario. Molto da Dario, dai suoi occhiali bellissimi che io invidio. Secondo me più sulle pizzerie. Siamo io e Venditti con questa lente fumé. Molto bella, io ho apprezzato. Comunque, grazie. Prima pizzeria, cosa ne pensiamo? A me è piaciuta un botto. Un botto, mi è piaciuto l'impasto alla romana, pure gli ingredienti che comunque si sentivano forte e chiaro tutti quanti, no? È vero, sì, molto molto sapida, ma non troppo. 4.9 su Google. Bella pizza, secondo me ci stava. La seconda pizza 4.8, particolare, speciale. Speciale, direi io. Era, a parere mio, visivamente non bellissima, sembrava un po' asciutta, però il gusto si difendeva perché era croccantina ma morbida dentro, un sorta di pan pizza, oserei dire. Sì. Ingredienti sopra che comunque avevano la loro personalità, si sentiva piacevole, però come ha detto Dario quando l'abbiamo assaggiata, che è una pizza che non mangi se hai voglia di pizza, della serie guarda voglio mangiare una pizza buona, non vai lì, non perché non sia buona ma perché è una tipologia a sé, tu hai voglia di mangiare quella pizza e allora vai da pizza. Ma arriviamo all'ultima pizza, tra l'altro due pizze che abbiamo provato si chiamano tutte e due bergamasche ed erano simili ma differenti. Sembra quasi che stiamo a Bergamo. Vero? Incredibile. Come ci è sembrata? Tra i tre impasti, secondo me, un po' troppo ciancicoso, sì, e tenace, soprattutto sul cornicione. Sulla parte in mezzo secondo me ci stava, era piacevole quando mordevi tutti i condimenti, tra l'altro buona cosa della secondo polenta, me, sì, fritta. Piacevole. Topping molto qualitativo secondo, bello, me, abbondante, equilibrato perché anche come la prima, sapido ma non troppo. Abbondante. Abbondante, sì. Il primo morso era un piacere, il finale... Era l'impasto che mi ha lasciato. Io sull'impasto sono d'accordo con voi, solo sul cornicione, perché sul resto ho trovato adeguato, sinceramente. Quello che stamattina, cornicione no, il resto buono. Ah no, non stavo ascoltando. Ti posso dire una cosa comunque, di tutti gli episodi fatti finora, qui a Bergamo abbiamo trovato la qualità di pizza più alta, secondo me, tra quelle provate consigliate da Google. Non so se sei d'accordo, Dario non può essere d'accordo perché è il primo video che fa con noi di questa serie. Quindi... Comunque pure rispetto a Milano, meglio Bergamo. Molto meglio Bergamo. Te puoi fidare di Google a Bergamo, secondo me in questo contesto, contestualizzando appunto il tipo di pizzeria che abbiamo provato, sì, te puoi fidare, perché a parere mio erano tutte e tre buone, una un po' di più, una un po' di meno, ma tutte e tre buone, mi sono piaciute. Dario, vuoi indicarci qual è stata la tua preferita? La prima. Mi trovo d'accordo con Dario, la prima è stata quella che mi è piaciuta di più. Lo sai che lei sulla seconda c'è quell'emozione, se avessi uno stecchino per togliere questa emozione dal dente, cioè pure a livello del brand, insomma è tutta un'altra storia, però sì, la prima ci sta. 4.9 su Google, a noi ci è piaciuto a tutti, quindi tanta roba. E si conclude quindi qui questo episodio da Bergamo Alta, anzi altissima. Dario, è sempre bello averti qui, piacere ospite, avere grande ospite, come diceva un grande saggio ai tempi su Rai 1. Piacere mio, signori, piacere mio, soprattutto è sempre un passo in meno verso il grande fratello VIP. Vediamo qua, amici miei. Direi che Daughiro WD è il buon Dario Morello e tutto. Direi di tipo Striscia la Notizia. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video. Quindi che fai? Vai chiudere, t'azzardà. Guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedi un altro video.